Onorevole Sgarbi, cogliamo l'occasione adesso per fare un accenno anche alla politica e alle notizie degli ultimi giorni. Possiamo parlare di un progetto politico di Sgarbi per la città di Sulmona? Beh, non in senso specifico. Da molto tempo, dal 2017, io ho aperto un movimento che si chiama Rinascimento, che ha avuto problemi nella presenza, della presentazione delle liste del 2018 e quindi è rimasto congelato finché l'ho riproposto per la candidatura a sindaco di Roma e l'ho proposto per la verità anche nel 2018 e la lista con cui ho vinto le elezioni a Sutri. Quindi, poi l'ho proposto ancora a Aosta, dove abbiamo fatto il 25% più di ogni altro partito prima di andare al ballottaggio e perdere il ballottaggio, però il 25% è un dato importante. Allora, nella prospettiva delle prossime elezioni, prima delle politiche che saranno nel 2023, ci sono molte città che vanno al voto nel 2021 e quindi presenterò queste liste a Roma, a Milano, a Bologna, a Torino e a Napoli e ovviamente anche in alcune realtà importanti, ma grandi come Sulmona, cioè le città d'arte hanno la vista di Rinascimento. Quindi dopo l'incidente famoso ho pensato, no, avrei pensato forse lo stesso, di includere anche Sulmona tra le città in cui c'è la lista del Rinascimento, la quale, puntando a vincere, non si presenta da sola, come ho fatto a Sutri, dove ho vinto tranquillamente comunque, ma si presenta in coalizione, per cui questa sera io vedrò gli esponenti della coalizione di centrodestra e anche alcuni cittadini liberi o che hanno appoggiato i 5 Stelle per le precedenti elezioni nazionali e regionali, per vedere di identificare una linea di coalizione che punti tutto sulla civiltà, la cultura, la bellezza, l'arte, quello che Sulmona è, la sua storia, che ha nel premio Sulmona una tappa, ma soprattutto Ovidio nella sua storia. Per cui mi piacerebbe che il sindaco di Sulmona, se non fossi io, la cui candidatura è connessa anche la relazione con le altre città di cui le ho detto, fosse un uomo che parla latino, che fa i documenti in latino, una celebrità del mondo come Nicola Gardini, cioè un grande latinista che simbolicamente restituisce la città alla sua fonte di più alta tradizione culturale. Quindi che Sulmona faccia come dire, delle ordinanze in latino sarebbe meraviglioso. E quindi adesso stasera abbiamo una riunione per identificare il profilo di personalità culturale di altissimo rilievo per la città di Sulmona.